Tutti ragazzuoli, buona vista al nostro vittorio della Pegna, appena andiamo, tutti a essere via, andiamo da tutti voi, è il calcio sport più bello del mondo! Eccola qua, la Girona, e oggi ancora di più, perché finalmente abbiamo visto che arriverà in finale tra la Spagna e la Francia, via finalista, la Spagna, e finale! Ce l'ha fatta ragazzi, ha sconfitto la Francia in una partita agguerritissima. Con l'umonia ad aprire le danze per la formazione bleu Francoise. Però dopo Yamal la riprende e la chiude Dani Olmo l'Espagnol. Poi Yamal è un gioiello veramente, cioè 16 anni, manco 17 anni ancora, ha compiuto ancora minorenne. E poi se compie anni sarà ancora minorenne. Quindi ha dimostrato veramente di essere un fenomeno giovanissimo. Ci ha fatto un gol straordinario. Io penso il gol a giro, se non l'hai visto. Bellissimo. No, bello veramente. Palo gol. Ci ha tirato a giro sul secondo palo di Mancini. Veramente bello. E io grazie a loro ho vinto la schedina. Così proseguono a vincere le schedine. Sono andato a tre schedine. Una doppia dietro, una doppia schedina. Allora, abbiamo vinto 5 euro e 20 azioni. 5 euro e 20 azioni. Allora, abbiamo vinto, ricordiamoci subito, uno della Spagna ai tempi regolamentari e poi il passaggio del turno della semifinale, della Spagna, passaggio uno semifinale. Un attimo ragazzi che mi soffio, aspetta un attimo. E quindi oggi vedremo chi passerà fra Olanda e l'Inghilterra. Io penso l'Inghilterra, non è l'Olanda. Vedremo chi sarà il migliore. La finale sarà Spagna-Olanda, vincerà la Spagna. Tu dici questo, Mancino? Per me la finale sarà Spagna-Inghilterra, poi chi vincerà lo scopriremo. Io ho detto la Spagna sarebbe arrivata in finale, e infatti è arrivata in finale. Avrei voluto con l'Italia, quindi spero in questo caso che vinga la Spagna. Noi siamo spagnoli. Buona la prima, con la rima vinciamo la prossima. La schedina. Da dove la nonna è tutto. Buona la prima.